È un libro che inizia da una storia d'amore e poi narra di una società maschilista. Sì, c'è una società maschilista, però Alexandros fa eccezione alla regola perché non ha nessuna intenzione di uccidere lo stupratore, anche perché lo vuole la moglie, perché non vuole un rapporto fondato su un omicidio. Alexandros tentennerà perché, mi capisce, siamo nel V secolo a.C., la cosa più logica da fare sarebbe stato uccidere lo stupratore, però succede che in battaglia lo stupratore gli salva la vita, quindi Alexandros sarà perseguitato da questo rimorso, però provvede il cugino della moglie a uccidere lo stupratore. E quindi il libro va avanti in questa sequenza fino al quarto o quinto capitolo, però c'è una bella avventura perché sia Acaicos, che è il cugino della moglie, che il conduttore della palestra, Cleopas, animeranno il racconto. E ci saranno colpi di scena molto belli, quindi fino alla fine il racconto resta sospeso, diciamo. E quindi è avvincente, avventuroso. Si partirà per le Olimpiadi, si andrà in guerra contro i Bruzzi, si andrà in guerra contro Locri e ci si prepara per affrontare Sibari. Però in questo mentre arriva sia Milone, che sarà il figlio di Hector, e arriva anche Pitagora, che ricostruirà diciamo, l'orgoglio crotoniate e affronteranno in battaglia i sibariti che vinceranno. Questo però l'ho scritto nell'altro libro, il precedente, mi sono fermato qua. Com'è nata l'idea di questo libro? Guardi, io avevo intenzione di, diciamo, di osannare questa storia di Croton, l'ho sempre avuto in mente perché dovevo, infatti il titolo del libro è Il sole sull'Acropoli. Il sole rappresenta il periodo aureo di Crotone, l'Acropoli logicamente è capocolonna, il tempio e quindi l'Acropoli. Ed è ricco di colpi di scena il mio libro. Poi è un libro che contiene etica. E ci saranno molti passaggi belli, educativi soprattutto, come penso fosse l'educazione in quei tempi, cioè si fondava su una buona educazione, sull'etica, sulla morale. E quindi il libro mantiene tutto questo andamento. Molti l'hanno letto, ho ricevuto molti consensi perché il libro trascina. Ci sono stati ottantenni che se lo sono letti in 2 notti. Quindi il libro tira e secondo me quando il libro tira è un libro ben riuscito. Ci sono atlete militari. Prego? Atlete militari. Certo, qui gli atleti sono guerrieri, sono campioni, sono contadini e quindi così si svolgeva allora la vita e mi sono inserito in questo ambiente e spero di averlo descritto come io l'ho sognato. E d'aver indovinato, mi auguro.